Ciao a tutti biondi, io sono il vostro amico Bob e sì, sono ancora vivo. Dato che ormai l'estate è passata e le vacanze sono appena finite, torniamo sul pezzo con un argomento fresco, leggero, simpatico. Oggi parliamo infatti dell'Aum Shinrikyo, una setta religiosa di fanatici, assassini e terroristi. Credo che in queste vacanze avrei dovuto riflettere su tantissime cose. Beh, ma perché con tutti gli argomenti che avrei potuto trattare oggi ne ho scelto proprio uno così tanto cupo? Sono un pazzo psicopatico? Sì, beh, probabile anche quello, ma i motivi ufficiali in realtà sono due. In primis, perché recentemente ho completato la rilettura di 20th Century Boys, la celebre opera del grande Urasawa nazionale, che oltre ad essere il mio manga preferito, contiene un'infinità di elementi che l'autore ha ricavato direttamente dall'Aum Shinrikyo, tanto che questo video tratterà in gran parte anche dell'opera stessa. Cercherò comunque di mantenere gli spoiler al minimo, un po' perché non voglio rovinarvi la lettura, ma soprattutto perché non vorrei ritrovarvi nella sezione commenti a lanciare palle di merda come le scimmie. In secondo luogo voglio parlarne proprio in questo periodo perché, come ormai ho già detto più e più volte nell'arco dei miei video, nell'agosto di 3 anni fa, appena giunto in Giappone per la primissima volta, mi feci immediatamente una domanda che anche voi mi avete fatto e vi siete fatti spesso: perché cacchio non si trovano cestini della spazzatura per le strade e quindi sono costretto a girare con lo zaino pieno di pattume? Oggi daremo una risposta a questo annoso quesito, perché la colpa è da attribuirsi proprio a questa organizzazione criminale. Quindi bando alle ciance e conosciamo meglio l'Aum Shinrikyo, la setta che il 20 marzo del 1995 ha scosso il Giappone con il più importante attentato terroristico nella sua storia. Per comprendere meglio questo gruppo di schizzati, partiamo dalle sue radici e quindi dal loro supremo leader e fondatore della setta, nonché controfigura ufficiale di Hagrid nel film Harry Potter e gli effetti della droga. E parliamo di Shoko Asahara, il cui vero nome è Chizuo Matsumoto, nato a Kumamoto in una famiglia povera con ben 6 fratelli. Già dalla nascita Asahara parte in svantaggio rispetto agli altri bambini a causa di un problema alla vista che lo rende cieco da un occhio e non particolarmente un falco dall'altro, portandolo addirittura a dover frequentare delle scuole apposite per non vedenti, dalle quali poi esce per dedicarsi a massaggio e agopuntura. Detto ciò, nel 1977 decide di spostarsi a Tokyo per proseguire gli studi, fallendo però l'esame di ammissione all'università, cosa che, unita alla sua condizione di vita pregressa non troppo felice, mette Asahara in un'ottica di negativismo totale. La botta finale gli viene poi data nel 1982, quando il Barlafus viene beccato a smerciare farmaci illegalmente. A questo punto si rompe un po' le balle di provarci seriamente, quindi molla tutto e si dà alla religione. In primis si unisce alla Gonshu, una setta basata su un mix di fondamenti provenienti da diverse correnti buddiste, ma quando poi Asahara sente di aver raggiunto l'illuminazione divina e di non aver più bisogno di loro, abbandona il culto per fondarne uno tutto suo, chiamato inizialmente soltanto Aum. Da qui, quindi nel 1984, inizia la prima fase dell'organizzazione, se vogliamo quella della nascita, la prima di 4 grandi fasi di cambiamento affrontate dall'Aum nel corso della sua storia. In questa prima fase, i circa 15 membri della setta si dedicano solitamente alla meditazione e allo yoga, 2 attività, devo dire, del tutto pacifiche. Ma quello che inizia a destare le prime preoccupazioni è il modo che hanno di parlare del loro leader. La devozione che hanno nei suoi confronti è infatti smisurata, lo ritengono un vero e proprio guru, addirittura pensate che secondo alcuni è un profeta inviato dal cielo per prevenire l'apocalisse, e beh, in effetti ne ha tutta l'aria. Qui arriviamo a uno dei primi elementi che possiamo ritrovare anche in 20th Century Boys, quindi facciamo un piccolissimo excursus sulla trama dell'opera per chi ancora non dovesse conoscerla. Per farla breve, in 20th Century Boys il protagonista Kenji Endo dovrà trovarsi ad affrontare il capo di una misteriosa setta chiamato solamente l'Amico, che sembra comparire dal nulla per mettere in atto un piano per la distruzione del mondo, ideato però in ogni singolo dettaglio proprio da Kenji e dai suoi amici, durante un'estate della loro infanzia. Ovviamente sarà compito loro fermarlo, cercando però al contempo di capire chi si nasconda dietro a quella maschera e come faccia a conoscere così bene una storia che loro hanno inventato da bambini. Come dicevo, la visione che i membri dell'Aum hanno di Asahara è paragonabile, se non sovrapponibile, a quella che i membri della setta dell'Amico hanno verso il loro leader, e in entrambi i casi questa deriva da uno stesso evento scatenante, ovvero una dimostrazione da parte del loro fantomatico messia di possedere poteri paranormali. Asahara sostiene infatti di essere in grado, grazie a questi suoi incredibili poteri, di levitare a diversi centimetri dal suolo nella posizione del loto, e
E stiamo parlando sempre di un uomo con il quale mi complimenterei personalmente se anche solo lo vedessi sedersi senza cadere per terra. Pare esistano anche delle immagini che confermerebbero questa diceria, come la foto che state vedendo adesso. Tuttavia, per motivi assolutamente ignoti e che proprio non riesco a comprendere, Asara si è sempre rifiutato di mostrare queste sue capacità in eventi live. Nell'opera di Urasawa invece è proprio la levitazione in pubblico dell'amico l'elemento fondante della storia. Sollevandosi anche solo di pochi centimetri dal suolo, l'amico riesce a convincere tutti i presenti di possedere poteri paranormali, di essere una sorta di vero messia, e difatti Urasawa ci mostra lo stupore dei presenti. Ma non è tutto. Di quella scena ci viene poi mostrato anche il backstage, in cui due seguaci stanno sollevando l'amico con una fune. E anche qui il lettore resta colpito nel vedere come uno di questi due inizi a sua volta a credere a queste capacità straordinarie, nonostante sia là in prima persona ad appenderlo come un insaccato. Questa è una dimostrazione significativa, dato che può accendere un'interessante riflessione su come effettivamente molta gente veda un po' ciò di cui ha bisogno e un po' quel cacchio che le pare. Anche diversi membri dell'AUM, che va bene, sono sciroccati, ma non sono tutti completamente rincoglioniti, dopo essere stati intervistati hanno sostenuto apertamente di aver voluto credere al trucchetto banalissimo di Asara. Nonostante questo, però, ci sono quelli che decidono di seguirlo nella speranza di apprendere da lui queste capacità ascetiche. E nel 1987, quindi nel giro di pochi anni, l'AUM raggiunge i 1300 membri, cambiando il proprio nome in AUM Shinrikyo, la verità suprema. Qui Asara capisce che, oh, stiamo diventando virali, le cose qua si devono fare per bene. Quindi sviluppa un suo credo personale unendo elementi di buddismo, induismo e cristianesimo, sostenendo di essere lui stesso il nuovo Buddha, la reincarnazione di Shiva, il messaggero di Dio, un cavaliere dello zodiaco, il principe mezzo sangue e il pagliaccio Baraldi. E va bene, alcune di queste me le sono inventate, però non vi dirò quali. Durante questa prima fase di formazione, i ranghi dell'Aum Shinrikyo si ampliano notevolmente grazie alla ricerca continua di nuove leve che viene effettuata fuori dagli istituti scolastici. Inoltre Asara, proprio come farebbe uno youtuber che si rispetti al giorno d'oggi, cosa che evidentemente io ancora non sono, vende un botto di merchandise a questi ragazzi per riempire le tasche della sua organizzazione. Riesce, pensate, a piazzare addirittura delle fialette contenenti il suo sangue da far bere agli adepti per implementare il loro potere spirituale. Sì, proprio come fanno i veri youtuber. Anche in 20th Century Boys accade la stessa cosa. Quando Kenji si reca all'istituto dove studia Masao Tamura, che è il primo grande sospettato, trova un sacco di studenti che portano sulla maglietta il simbolo dell'amico, pur essendo i primi ad ammettere che loro effettivamente non sanno neanche di cosa si tratti, ma di averle comprate solo perché costavano poco. Anche questo Tamura, che è un vero fanatico dell'amico, viene mostrato in una stanza tappezzata letteralmente da merchandise della setta che, santi Dio, manco i fan di me contro te. Arriviamo all'autunno del 1988, ovvero l'inizio della seconda fase per l'Aum Shinrikyo, che direi non poteva iniziare peggio di così. È infatti ottobre quando un giovane iniziato della setta perde la vita durante una prova di ingresso particolarmente estrema. Ovviamente un evento simile scuote le fondamenta della setta, in quanto è la prima volta che qualcuno muore sotto la supervisione del culto. La fede dei membri inizia inevitabilmente a vacillare, e lo stesso Asara non sa bene come comportarsi davanti ad un avvenimento di tale portata. Se un uomo normale, però, un uomo adulto, un uomo responsabile, si trovasse in una situazione del genere, molto probabilmente si costituirebbe l'autorità arrivando da solo alla conclusione che ciò che sta facendo è incredibilmente sbagliato. Ma da questa premessa capirete da soli che non è così che vanno le cose. Asara, per non perdere il diritto all'attestato di organizzazione religiosa che stava venendo discusso proprio in quei giorni dagli enti governativi preposti, convoca alcuni membri di spicco dell'AUM e decide di insabbiare tutto facendo sparire il cadavere. Di fatto alimentando ulteriormente però i dubbi all'interno dei membri che hanno assistito alla morte di quel ragazzo. Addirittura pensate che nel 1989 un membro della setta che era presente quel giorno, non sopportando più il peso di un segreto così grande, prova ad uscirne, ma Asahara, per evitare problemi, dà l'ordine di farlo sparire ad alcuni membri, che lo strangolano e ne occultano il cadavere. Da questo momento l'AUM non ha più vincoli morali e diventa sempre più violenta, arrivando a punire duramente i suoi membri con terribili torture. Uno degli ex membri
membri della setta ha raccontato ai giornali che alcuni dei suoi compagni venivano costretti a passare decine di minuti in vasche piene di acqua a 50 gradi, dalle quali sono in molti infatti ad aver riportato pesanti ustioni. Questa situazione assurda innesca una reazione a catena che conferisce ad un debole, come lo è Asara, un senso di onnipotenza, ma al contempo rallenta notevolmente la crescita dell'Aum Shinrikyo, in quanto iniziano a circolare delle voci su quello che accade al suo interno. E a questo punto che entra in gioco un nuovo personaggio chiave di questa storia, ovvero Tsutsumi Sakamoto. Sakamoto è un avvocato 33enne di Yokohama, specializzato nella lotta ai culti, tanto che durante lo svolgersi di questi eventi, la sua carriera è appena decollata grazie ad una serie di cause che l'uomo ha vinto ai danni della Chiesa dell'Unificazione, causandole un danno economico irreparabile. Ora che i genitori dei giovani entrati a far parte dell'Aum sono, abbastanza preoccupati per la salute mentale dei loro figli, decidono di contattare immediatamente Sakamoto affinché questo combatta la setta al loro fianco. Sakamoto ovviamente prende in carico la faccenda e costituisce addirittura una vera e propria associazione a favore delle giovani vittime dell'Aum, chiamata Aum Shinrikyo Higai Shanokai, che però viene vista da Asahara come una cospirazione ai danni del suo piccolo impero. L'obiettivo che si pone Sakamoto è di riuscire a dimostrare davanti ai giudici che i ragazzi facenti parte della setta non è che si trovino lì per loro volontà, ma perché sono stati manipolati o addirittura in alcuni casi minacciati da un gruppo di ciarlatani. Per fare questo, il 31 ottobre 1989, Sakamoto riesce incredibilmente ad ottenere da Asahara una promessa di collaborazione, facendosi consegnare dal supremo leader una delle fialette del suo sangue, perché questa venga attestata da un laboratorio in cerca di queste presunte proprietà divine. Ovviamente dalle analisi risulta che l'uomo sta mentendo. Così, ve lo dico nel caso aveste dei dubbi. A questo punto Sakamoto, pronto a fare scacco matto, viene intervistato da un ente televisivo di Tokyo, apparentemente curioso di saperne di più sulle sue scoperte, in attesa che queste vengano rese pubbliche. Al suo interno però lavorano alcuni infiltrati dell'Aum, che subito fanno avere la clip ai capi della setta prima che questa venga trasmessa dalla TV nazionale. Neanche a dirlo, le dichiarazioni riportate segnerebbero la fine immediata dell'Aum Shinrikyo, quindi Asahara ordina la rottura dei rapporti con Sakamoto. Il 3 novembre diversi accoliti si recano a Yokohama, armati di 14 siringhe contenenti cloruro di potassio, da utilizzare per rapire l'uomo alla stazione degli Shinkansen. Tuttavia, essendo un giorno festivo, questo non si presenta e così sono costretti a recarsi presso la sua abitazione. Con il favore della notte, alle 3 del mattino i membri dell'Aum si introducono quindi in casa sua e non è ben chiaro perché si sia scelto di non rapirlo come da programma. Fatto sta che l'uomo verrà trovato senza vita dalle autorità assieme alla moglie Satoko e al figlio Tatsuhiko, di appena 14 mesi. Chi di voi ha già letto 20th Century Boys avrà sicuramente notato che ho utilizzato il termine rompere i rapporti per indicare l'ordine di uccidere Sakamoto. E ovviamente non è un caso. Tra le varie similitudini tra Aum e Setta dell'Amico troviamo anche il cosiddetto Poa, termine utilizzato all'interno del culto per indicare, la morte. Utilizzando la parola Poa per indicare i soggetti scomodi, di fatto Asahara elimina il tabù e il peso del concetto di omicidio, alleggerendo lo spirito di coloro che lo porteranno a termine, rendendoli quindi più propensi ad accettare questo tipo di ordini, esattamente come l'amico faceva chiedendo ai suoi uomini di rompere i rapporti con i vari personaggi del manga. A questo punto viene quasi da pensare che la scomparsa della famiglia Shikishima, che mette in moto gli eventi da cui ha inizio l'intera opera di Urasawa, si è ispirata proprio allo sterminio della famiglia di Tsutsumi Sakamoto. Allo stesso modo, l'omicidio nel manga di Pieri Cimongi, accoltellato proprio da Masao Tamura, sembra ricalcare l'assassinio di Hideo Murai, ministro della scienza e della tecnologia, nonché terzo in comando dell'Aum, avvenuto in diretta TV nell'aprile del 1995, per mano di Hiroyuki Jo, un membro della Yakuza appartenente alla famosa famiglia della Yamaguchi-gumi. Peraltro Murai era presente la notte dell'omicidio di Sakamoto, quindi ogni tanto pare che il karma faccia anche il suo giro. Ma torniamo al 1990, anno che segna la fine della fase 2 e l'inizio di una ancor più violenta fase 3, l'apice della malvagità dell'Aum Shinrikyo. Dopo il 1989, la sete di potere di Asahara Shoko cresce a dismisura e ormai fuori controllo decide di trasformare la sua organizzazione religiosa in un'organizzazione militare, nonostante i suoi ormai 5.000 membri probabilmente non sappiano difendersi nemmeno dai sandali delle loro madri. Il fatto che questo pupazzo sia arrivato a 5.000 membri del suo culto ed io ancora no, è molto grave, ragazzi. Molto grave.
Nel 1990 per Asara si presenta un'occasione irripetibile e decide di lanciarsi in politica con altri 24 candidati all'interno di un partito chiamato Shinrito. Ovviamente nessuno di questi candidati verrà eletto e a questo punto, nella testa di Asara, l'ultimo neurone commette seppuku. La sconfitta politica viene letta dal guru e dai suoi discepoli come il segno che l'apocalisse ormai non può più essere fermata e non come il chiaro segno che il popolo li reputa dei pagliaccioni. Di conseguenza la Unshinrikyo si chiude in se stessa per cercare di salvare i propri membri da questa imminente tragedia. Vengono costruiti letteralmente dei bunker, tanto che molti membri finiscono per isolarsi totalmente dal mondo esterno, conferendo un enorme potere ai capi della setta, che adesso possono espandere ulteriormente il loro dominio. Scusate, non lo faccio più. Da questo momento Asara decide di andare all out e di sfruttare questo periodo di clausura per portare a termine la militarizzazione della Unshinrikyo e conquistare con la forza il comando dell'intero Giappone. Ma sì, perché no? Invia continuamente i suoi uomini al di fuori del Giappone per farsi addestrare da soldati russi affiliati all'AUM straniera. Manda adepti a studiare le opere di Tesla per cercare di far proprio il sistema di trasmissione del voltaggio. E perché, vi chiederete voi, una cosa così tanto specifica? Ma ovviamente per costruire una macchina che scateni terremoti per tutto il Giappone. Ormai qui siamo al delirio. Asara arriva addirittura a visitare di persona paesi africani afflitti dall'Ebola, fingendo di fare del volontariato, ma realmente cercando di ottenere il virus da utilizzare a suo favore. E guarda tu il caso, la madre di Kenji all'inizio dell'opera di Urasawa cita proprio un'epidemia che causa gli stessi sintomi dell'Ebola. Nel frattempo Kiyohide Ayakawa, secondo in comando di Asara, parte per la Russia e con la scusa di voler vendere computer avanzatissimi all'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, riesce ad ottenere informazioni militari fondamentali, compresi gli schemi di alcuni fucili d'assalto. Fatto questo, nel 1994 si sposta in Australia, dove acquista un terreno di 2000 km quadrati, dal quale la setta inizia ad estrarre grandi quantità di uranio. Nel mentre in Giappone Asara assolda 300 scienziati e ingegneri per la creazione di macchinari avanzati, ma soprattutto per lo studio di armi batteriologiche da utilizzare nella guerra che, nella sua testa malata, si sarebbe scatenata di lì a poco, procurandosi appunto per spargere queste armi batteriologiche sulla città un vero e proprio elicottero militare d'assalto sovietico. E la Madonna. Arriva a far costruire un intero laboratorio per la lavorazione dei virus e la creazione di queste armi batteriologiche vicino al Monte Fuji, altro elemento che ritroviamo tra le pagine di 20th Century Boys. Ricordate dove era situato il laboratorio di Yamane, un altro amico di infanzia dei protagonisti? Esattamente, proprio alle pendici del Monte Fuji. Lo stesso Yamane, il geniale scienziato artefice di quel virus che verrà poi utilizzato dalla setta dell'amico nel Capodanno di Sangue, pare essere stato ispirato da Seiichi Endo, il ministro della sanità dell'AUM, a capo, non a caso, delle operazioni sulle armi batteriologiche. Una volta che lo sviluppo pare essere giunto ad un livello soddisfacente, la Unshinrikyo è pronto a cominciare una lunga serie di atti terroristici. Per iniziare i test su dei bersagli facili e veloci, mira subito all'aeroporto di Narita e al Parlamento giapponese, probabilmente due dei luoghi meglio protetti dell'intero paese. E ovviamente entrambi i tentativi si rivelano dei gran buchi nell'acqua. Parallelamente, la setta dell'amico di Urasawa invece sceglie di attaccare l'aeroporto di Haneda e lo stesso Parlamento giapponese, ma come ricorderete, gli attacchi nel manga hanno successo, e da qui si ha una scissione netta tra realtà e finzione. Mentre la Unshinrikyo ha fallito, la setta dell'amico, grazie a questi eventi, ha ottenuto quel successo che gli ha permesso di espandersi a macchia d'olio e prendere il potere che Asara ha sempre desiderato, raccontando di fatto un what if che, grazie a Dio, si è verificato solamente in un'opera di fantasia. Tuttavia, come vi ho anticipato inizio video, almeno un attentato questa setta di folli psicopatici è riuscita a portarlo a termine. Il 20 marzo del 1995, mentre la polizia si sta preparando a fare irruzione nel quartier generale della Unshinrikyo, Asara ordina a 5 dei suoi uomini di recarsi presso la metropolitana di Tokyo per dare il via alla sua personalissima apocalisse. I 5 uomini mascherati sono in possesso di 11 borse di plastica contenenti circa 6 litri di gas sarin, un gas nervino classificato come arma chimica di distruzione di massa. Poco dopo le 8 del mattino, quindi l'ora di punta, gli uomini piazzano le borse sulle carrozze della metro, le bucano con la punta di un ombrello e si allontanano in tutta fretta. 8 delle 11 borse vengono forate correttamente e il gas comincia ad espandersi in quei vagoni pieni zeppi di gente. Nonostante il sarin sia inodore, basta poco tempo prima che i passeggeri comincino a risentire dei suoi effetti. Chi ne inala una quantità minore inizia ad avvertire bruciore agli occhi, mal di testa, confusione, tosse,
mentre per le persone più vicine alle borse sopraggiungono perdite di conoscenza, convulsioni, difficoltà respiratorie e addirittura la paralisi. Vengono inviate sul luogo 131 ambulanze e 1300 medici, ma a causa di un errore di comunicazione, agli operatori dell'ospedale più vicino, il St. Luke, viene fatto credere che l'emergenza sia nata dall'esplosione di una bombola a gas e quindi l'ospedale si prepara al trattamento di vittime da ustione e non di intossicazione. Da qui a un'ora circa 500 persone vengono portate d'urgenza al St. Luke e quando la situazione sembra disperata, l'ospedale riceve una chiamata improvvisa da un dottore che riesce a spiegare quale sostanza stia circolando all'interno delle vittime, dato che mesi prima aveva incontrato pazienti colpiti dal gas sarin in un precedente tentativo di omicidio della stessa setta. Il 27 giugno del 1994, infatti, Lawn piazzò un camion pieno di gas sarin dotato di ventole al di fuori di un dormitorio di Matsumoto. Qui risiedevano tre giudici incaricati di seguire le proteste dei cittadini che non volevano assolutamente una sede dell'AUM all'interno della loro città. Quella sera morirono 7 persone e altre 200 rimasero ferite, il tutto perché durante l'operazione la direzione del vento cambiò, riducendo notevolmente la concentrazione del virus nell'aria. A seguito di questi due attacchi, migliaia di persone hanno riportato danni più o meno gravi e un totale di 20 sono purtroppo decedute. Tra queste ricordiamo due responsabili della stazione di Kasumigaseki, che si sono eroicamente sacrificati rimuovendo tutte le buste contenenti il veleno da una carrozza in cui erano collocate, evitando di fatto la perdita di ulteriori vite umane. Sebbene quel codardo di Asahara abbia dichiarato l'estraneità dell'AUM a questi attentati, tramite diverse testimonianze giunte nei giorni successivi è stato piuttosto facile risalire i colpevoli e centinaia di membri della setta sono stati arrestati, incluso lo stesso leader supremo. Nel 2004 verranno poi condannati a morte nell'esecuzione di massa più grande della storia del paese, avvenuta solamente diversi anni dopo, nel luglio del 2018. È qui quindi che inizia la quarta e ultima fase dell'Aum Shinrikyo, quella del dopo Asahara. A seguito dell'arresto del suo leader, ovviamente la setta si è in gran parte disgregata, tuttavia rimane attiva ancora oggi, in maniera molto più blanda e con il nome di Aleph, una pacifica organizzazione religiosa che accoglie circa 200 membri l'anno tra le sue fila. Nel tempo si sono tuttavia susseguite diverse branche dell'Aum Shinrikyo rimaste devote ad Asahara, al punto da organizzare dei veri e propri attacchi per tirarlo fuori di prigione, arrivando addirittura a valutare la collaborazione con cellule terroristiche straniere. Tuttavia, nessuno di questi piani di evasione alla Prison Break ha mai avuto successo e la vita del guru è stata terminata il 6 luglio 2018. Tutto quello che vi ho raccontato oggi, che gradualmente ci ha trascinati in un vortice di eventi sempre più cupo, ha influenzato molto pesantemente la cultura dell'intero popolo giapponese. Per un paese come loro, dove la criminalità è estremamente bassa, capirete bene che un attentato di questa portata è qualcosa che sfiora i limiti della fantascienza. E forse è proprio questo il punto. All'epoca di questi avvenimenti è nata un'interessante teoria secondo la quale manga e anime potrebbero aver influenzato la mente di molti membri della setta, rendendo sempre più labile nella loro testa il confine tra realtà e fantasia. Lo stesso Asahara era noto per essere un avido consumatore di manga e anime. Ora, vi prego, non prendetelo subito come il classico reportage di studio aperto sui videogiochi che incitano alla violenza, perché non sto dicendo assolutamente che leggere manga renda le persone dei terroristi, anche perché se fosse questo il caso io sarei il primo a essere finito in galera. Però credo che un'immersione eccessiva in un mondo di fantasia, unitamente alla debolezza di un giapponese abbandonato ai confini della società, possa effettivamente eliminare la barriera tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Basti pensare poi a tutto questo discorso di poteri psichici, dell'essere prescelti, di porsi sotto una guida divina per diventare sempre più forti, tutti temi ricorrenti in numerosissimi manga ben noti a tutti, dai. Tuttavia credo che questa influenza non sia univoca e che anche lo stesso cultismo abbia a sua volta influenzato pesantemente il panorama pop giapponese. Pensate banalmente a opere anche famosissime come Death Note con tutto il discorso del culto di Kira, o anche ad altre come Believers, Maworu Penguin Drum o appunto lo stesso 20th Century Boys. Sebbene quindi ci siano diverse opere che trattano il tema del cultismo, come mai ho scelto di parlarvi proprio di quest'ultima? Solo perché la sua superiorità sulle altre è oggettiva, fattuale e probabilmente anche retroattiva? Ovviamente no. Cioè, non solo per quello. Se ho scelto 20th Century Boys è perché sono rimasto a dir poco affascinato dal modo in cui Arasawa tratta la tematica, ponendo lo spettatore in una posizione, diciamo, dubbia.
sfocata forse? In questa parte mi servirà addentrarmi un attimino di più nella trama del manga, quindi se non avete ancora letto l'opera e avete intenzione di farlo, io vi ringrazio per avermi seguito e come sempre vi do appuntamento al prossimo video, perché da qui vi sconsiglio di andare avanti. Se invece avete già letto 20th Century Boys, adesso vi spiego meglio che cosa intendo. Come dicevamo prima, il manga ci mostra come sarebbero andate le cose se la corsa al potere dell'Aum Shinrikyo non avesse subito una brusca battuta d'arresto, rendendo quindi un gruppo che di norma si troverebbe ai confini della società, il centro della società stessa. Vediamo quindi come l'amico riesce passo passo a guadagnare la fiducia di tutto il popolo, diventando prima il leader mondiale, poi addirittura una sorta di divinità nel momento in cui salva il Papa da un proiettile, sparato però da un suo stesso seguace per suo ordine. Verso la fine del manga ci mostrano addirittura come sia riuscito a convincere l'intero popolo mondiale dell'arrivo di un imminente attacco extraterrestre, promuovendosi come unica salvezza del genere umano. Ovviamente si tratta di un'iperbole, mi auguro vivamente che in una situazione simile non saremmo così minchioni da credere a una balla del... No, ok, no, forse saremmo spacciati, sì. Questa situazione, per quanto fittizia, ipotetica, fornisce però un interessantissimo punto di vista sul concetto di culto, in particolare grazie ad un personaggio, ovvero la carismatica Kana, nipote del nostro protagonista Kenji. Come vi ricorderete, al punto in cui la setta dell'amico è diventata essa stessa la base della società, Kana, con l'aiuto dei suoi zii, che poi altro non sono se non gli amici d'infanzia di Kenji, decide di ribaltare questa situazione, essendo una delle poche persone che conoscono l'amico per quello che è, ovvero un ognara-gnara che saputo vendersi come il nuovo messia. Urasawa fa ben capire al lettore che, mentre l'amico non possiede davvero i poteri che millanta, Kana invece dispone realmente di capacità paranormali. Ma nonostante questo, nonostante lei decida anche di dimostrarlo davanti ad una folla in una chiesa gremita, a causa della sua scarsa influenza la gente fa molta più fatica a credere a lei che all'amico. Tuttavia Kana fortunatamente possiede tra le altre cose anche un'empatia paranormale che la porta a farsi seguire da centinaia di persone, il tutto in nome del ricordo dello zio Kenji, sacrificato durante il capodanno di sangue del 2000 come un vero e proprio martire. E forse è qui che dovreste iniziare a capire dove voglio arrivare. Masse di persone che provano una fede cieca in un individuo che dimostra di avere capacità sovrannaturali e che smuove gli animi sulla base di un ideale. Ma ditemi, non vi ricorda leggermente la religione? E parlando sempre di 20th Century Boys, non rispecchia sia la situazione di Kana che quella dell'amico? Non è quindi definibile come culto anche quello costituito dalla ragazza? Senza contare che Kana raduna sotto di sé ogni sorta di reietti, di criminale, di mafioso, con i quali apre un commercio d'armi e pianifica attacchi terroristici estremi rivolti alla società creata dall'amico. I protagonisti vengono messi in cattiva luce da questo nuovo sistema che viene a crearsi, sono trattati come dei veri e propri fuorilegge, degli scarti della società, ed è proprio questo il punto chiave. Urasawa ci mette nell'ottica di non poter far altro che schierarci dalla parte della minoranza, della piccola setta, dalla parte dei terroristi se vogliamo. Di fatto offuscando quella linea di confine tra culto, religione, fanatismo, rimettendo in discussione tutto ciò in cui il lettore crede. Fateci caso, verso la fine dell'opera, Kenji adotta come proprio quel simbolo che una volta sì apparteneva proprio a lui e ai suoi amici d'infanzia, l'hanno inventato loro, ma che ora è noto in tutto il mondo come lo stemma del suo più grande nemico, di fatto portando le due fazioni contrapposte a combattere sotto la stessa identica bandiera. Non so se era intenzione di Urasawa, anche se non credo, ma 20th Century Boys riesce comunque a mostrare come non ci siano ideali assoluti, nessuna ragione piovuta dal cielo, ma una gran quantità di sfumature tra cosa è giusto e cosa è sbagliato. Bisogna sempre cercare di capire per cosa sia giusto rischiare, per cosa sia giusto combattere, in cosa sia giusto credere, ma tutto ciò siamo soltanto noi a poterlo decidere, a costo di essere i soli a portare avanti il nostro ideale. Urasawa con la sua opera ci insegna che avere fede non è una cosa negativa a prescindere, ma come tante cose diventa tossica quando viene estremizzata, riuscendo al contempo ad illustrare con maestria questo bisogno proprio dell'uomo di credere in qualcosa, sia questa un'entità superiore, un profeta mandatoci dal cielo, o molto, molto più banalmente, un normalissimo ragazzo stonato con la sua vecchia chitarra in mano che solitario a bordo strada canta della sua libertà, sentendo di essere ormai invincibile. Ebbene ragazzi, qui si conclude questo video maledetto, e dico maledetto perché l'ho dovuto riscrivere per 4 volte e riregistrare altrettante.
quindi avete capito bene perché non mi sono fatto vedere per tutto agosto. Io spero che vi sia piaciuto, perché questo è un video che ho portato più per me stesso che per il canale. È un video a cui tenevo tantissimo, 20th Century Boys è un'opera a cui tengo tantissimo, e no, Alan Shirik io non ci tengo particolarmente, però comunque è un bel argomento da trattare, credo. Io quindi come sempre vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, ma soprattutto di iscrivervi al canale per non rischiare di perdere il prossimo incredibile video, nel quale vi insegnerò cosa fare nel caso in cui veniste attaccati da degli anziani. Vi ricordo anche di iscrivervi alla pagina Instagram, che come sempre trovate qua sotto in descrizione, perché adesso mi sono addentrato anche nel mondo dei reel, quindi sul profilo Grandi Risate Pazze, e in più in questo modo diventerete anche voi dei biondi ed entrerete a far parte della mia incredibile community, che non è che abbia bisogno di tanti riconoscimenti, perché alla fin fine è già la migliore che ci sia. Dopo questa sviolinata, ragazzi, non potete non condividere questo video con tutti i vostri amici. Detto ciò, io comunque vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video e vi do appuntamento come sempre al nostro prossimo episodio per fare altri due passi insieme nel paese del Sollevante. Un saluto.